domenica 28 agosto. Ariete, domenica complicata dalla luna cancerina, disarmonica d'Urano e Plutone, un evento passato vi turba più di quanto non vogliate ammettere. Tutto stonato, l'imprevedibilità guida ogni mossa, mettendo in discussione i programmi fatti in precedenza. Toro, il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri ve lo regalano Venere e Giove, proteggendo le amicizie e i contatti con l'ambiente. Clima conviviale con voi stessi o a casa di amici, si confronta qualsiasi argomento con grande complicità. Gemelli, la luna di oggi neutra rispetto al vostro segno, ma armonica a Nettuno a voi ostile, è molto utile ad attenuare il vostro odierno stato di confusione. Fissare un solo obiettivo e seguirlo rimane comunque difficile, ma l'intuito vi faciliterà le cose. Cancro, insofferenti all'idea delle ferie che volgono al termine, oggi deciderete di poltrire a letto fino a tardi con tanto di giornale e colazione sul comodino. Complice la luna nel segno, ve la prendete davvero comoda, liberi da condizionamenti, da orari e programmi. Leone, oggi la luna non vi fila proprio, limitandosi ad infastidire l'amico Urano, che quindi perde energia, esponendovi al rischio di ritardi e brutte figure. È inutile desiderare più di quello che al momento è possibile ottenere, abbiate pazienza e siate fiduciosi. Vergine, dal segno opposto Nettuno vi rema contro, ma a fare da mediatore interviene il sestile della Luna, che vi aiuta a superare ogni residuo di incertezza. Focus sui sentimenti in tutte le loro sfumature, dall'amore romantico all'amicizia fraterna. Bilancia, a dettare legge la luna contraria al vostro segno, immusonita per di più da Urano e Plutone, contrarissimi alla tranquillità della routine. Anche se con poca voglia dovrete mettere mano ad una miriade di faccende in casa, arretrate o straordinarie. Scorpione, il transito della luna durante questa giornata ha l'effetto di rendervi acuti e intuitivi. Troverete il modo per ottenere quello che desiderate. Con il partner programmate il prossimo viaggio. Un tour tra arte e natura sarà una seconda luna di miele. Sagittario, progetti interessanti ma i dettagli non funzionano, dovete ancora lavorarci su e il modo migliore per farlo è quello di rilassarsi su uno sdraio. A momenti affiori un po' di malinconia per certe storie del passato che vi hanno lasciato l'amaro in bocca. Capricorno, con la luna nel segno opposto, armonica però a Nettuno, l'esito della giornata dipenderà soprattutto dall'ambiente con il quale vi rapporterete. Buon fiuto e ipersensibilità nelle relazioni, captando i desideri altrui, li trattate di conseguenza. Acquario, domenica indaffarata alle prese con impegni sociali o con la gestione della casa in fase di post rientro o di partenza in controcorrente. Un grazie di cuore ad Urano che rimescola le carte e trasforma un impedimento in una chance fortunata. Per finire i pesci, il trigono della luna a Nettuno vi rende particolarmente romantici ma anche estrosi e creativi. Se oggi seguirete l'intuito non sbaglierete, drizzate le antenne, il vostro spiccato talento potrà avvalersi di nuove e preziose ispirazioni.